Die Gäste kommen aus dem schönen Apulien aus Fasano, Acqua Sapone Junior Fasano. Gentili telespettatori e telespettatrici, Paolo Cestari vi dà il benvenuto dal Palasport di Bressanone, dove sta per avere inizio la partita tra il Bressanone e il Junior Fasano, valevole per l'undicesima giornata del massimo campionato di pallamano maschile. Ein Willkommensgruß geht natürlich auch an alle Fans des SSV Brixen, die das Spiel ihrer Mannschaft leider nur am Bildschirm verfolgen können. Dopo il doveroso saluto in lingua tedesca ai tifosi del Bressanone, costretto a rinunciare al loro apporto in palestra, ecco la presentazione delle due squadre per un incontro che si preannuncia molto importante per entrambe le squadre. La partita sarà diretta dai signori Fabio Bocchieri di Ragusa e Nicola Scavone di Marsala. La situazione al momento si presenta come segue: il Fasano con soli due punti all'attivo, conquistati nell'incontro casalingo contro l'Albatros alla terza di campionato, si vede attualmente relegato all'ultimo posto in classifica, unitamente al Molteno e all'Albatros Siracusa, che però hanno disputato una rispettivamente due partite in più. Bisogna dire che sinora gli ospiti pugliesi hanno avuto un calendario abbastanza impegnativo contro avversari di alta classifica e che in definitiva ha perso solo l'incontro con l'Appiano, che forse era alla loro portata. Il Bressanone al canto suo si trova a suo malgrado al decimo posto con soli 4 punti, 2 in più degli odierni avversari, conquistati nelle trasferte di Molteno e Appiano. Ha perso 2 partite per un solo gol contro il Cassano in casa e il Bressano in trasferta. Ha saputo tenere in equilibrio i match clou contro le fortissime formazioni del Conversano e del Bolzano, per soccombere nel finale anche per via di una rosa ristretta. A questo riguardo c'è da sottolineare che quest'oggi farà il suo debutto nella squadra biancoverde il nuovo acquisto ucraino Stanislav Kolodyuk, un terzino mancino 25enne che nei piani di Davo Cetura dovrebbe colmare il vuoto lasciato da Uros Lazarevic sulla posizione di mezzo destro.
C'è dunque grande attesa in casa biancoverde per vedere all'opera il nuovo arrivato, nella speranza che il suo debutto comporti un salto di qualità nell'azione offensiva. Non saranno più della partita Dominik Dorfman, Alex Wierer e Lukas Schatzer, che hanno abbandonato l'attività. Ecco che le formazioni si stanno schierando in campo. Vediamo che sarà il Bressanone ad iniziare la partita. Vito Fovio in porta, Basic, Amato, Pivetta, Di Giulio, e appunto il nuovo acquisto Stanislav Kolodiuk con il numero 75. Il Fasano da parte sua è squadra che negli ultimi anni è sempre stata al vertice con 3 scudetti conquistati tra il 14 e il 2018, 3 Coppa Italia sempre tra il 14 e il 17 e una Supercoppa nel 2016. L'anno scorso le due partite finirono a favore del Bressanone, che vinse a Fasano per 34-32, eppure nel ritorno qua a Bressanone con un eloquente 40-26. Il campionato finì il 9 marzo, come sappiamo, con il Bressanone in 6ª posizione e il Fasano in 9ª posizione. Oggi tutto sarà diverso, come detto le due squadre devono per forza vincere perché si trovano nelle zone basse della classifica. Direi che per il Bressanone l'imperativo di vincere è ancora più forte che non per il Fasano, se non per il fattore campo, anche se bisogna dire che la mancanza di spettatori sicuramente avrà anche il suo peso. Ho l'onore e il piacere di salutare qua vicino a me Luca Zadra, che pure è telecronista a Bressano e anche qua a Bressanone all'Equarenza, il quale mi asseconderà e farà soprattutto anche i commenti tecnici. Sì, grazie Paolo e buonasera a tutti. Noi chiaramente siamo fermi per rinvio della partita e quindi non potevo abbandonare la pallamano in questo weekend. Ho avuto l'occasione di venire qui a Bressanone. È la terza partita che vedo qui a Brixen dopo quelle con Cassano e con Versano e anche quella in casa nostra con Bressano, quindi praticamente l'ho viste quasi tutte quest'anno le partite del Brixen e devo dire che oggi sarà una partita anomala perché c'è un clima un po' strano dappertutto con queste restrizioni che sembra un po' quasi strano addirittura giocare, eppure sarà una partita molto molto importante per tutte e due le squadre. Grazie Luca, e la partita è iniziata. Vediamo che il Bressanone manovra l'azione con Kolodiuk. Dobbiamo appena fare imparare bene questo nome di questo ucraino. Al centro Mitterutzner. Vediamo che Davor Ciutura in questo inizio partita è fuori squadra. Amato, Mitterutzner, Amato, Kolodiuk. Ecco, Pivetta all'ala, tiro finito fuori, ma arbitro ha fischiato un fallo su Pivetta, 9 metri per il Bressanone. Basic, Amato, Mitterutzner, Kolodiuk. C'è un po' di confusione nella manovra del Bressanone, viene fischiato il passivo, immagino. Palla al Fasano. Ecco,
Vediamo al centro il numero 95, lo svedese Albin Järrström, cannoniere della squadra. Ecco, questo tiro invece del numero 11, Davide Pugliese, che porta in vantaggio il Fasano, 1-0. Cartellino giallo per il numero 7 Filippo Angelini per fallo su Basic, 9 metri. Ecco che il Bressanone sta manovrando la palla, ancora in attesa di aggiustare le sue azioni. Difesa molto attenta del Fasano, finora Mitterutzner che entra, Basic e pareggia, bella rete di Andrea Basic che porta le squadre nuovamente in parità. Andrea Basic nel primo minuto, pareggia Basic al terzo del primo tempo. Jelström, palla che finisce sul fondo perché il pivot non è riuscito ad agguantarla, il pivot numero 18 Emiliano Franceschetti. Ecco che entra Amato, fermato, fallo non rilevato dall'arbitro, sul contropiede del Fasano il numero 15. Numero 15 che era Tommaso De Angelis, parata di Valerio San Paolo. Altro cartellino giallo per il numero 15 Tommaso De Angelis. Angelis e 9 metri. Una situazione insolita con Ciuttura che ha preso posto in panchina per dirigere l'azione dei suoi ragazzi. Solitamente lui è in campo per tutta la partita. Ecco Amato che entra. Altra ammonizione, questa volta per il numero 18 Franceschetti. Basic che segue il tiro dai 9 metri, si riprende. Ecco il tiro parato. Ancora riprende Pivetta che però non riesce a superare Vito Fovio. In seconda fase il Fasano, altra bellissima parata di Valerio San Paolo. Seconda fase il Bressanone, Mitterutzner che cerca di servire Basic, non ci riesce per l'intervento di Beharevic. E il Fasano imposta nuovamente la sua azione. Si vede già in questo primo frangente come le squadre stiano molto attente, soprattutto in difesa, a non sbilanciarsi. La partita in palio, come detto, è altissima, ancor più per il Bressanone che per forza deve vincere questa partita. Per bellissima rete di Jelström che porta in vantaggio il Fasano, sottomano contro il quale nulla ha potuto fare Valerio San Paolo. Ecco Francino Mitterutzner, ecco sfondamento sacrosanto fischiato a Mitterutzner. Il Fasano, dicevamo, ha avuto una serie di partite contro squadre di alta classifica che ha perso, ma non ha demeritato. La partita invece che poteva forse vincere o non perdere era quella di Appiano, dove è a suo commento. Fallo sul numero 18, sul pivot, e rigore per il Fasano. Sarà presumibilmente numero 95, sì, infatti Jelström che si incarica del tiro e va a segno. Sarà Jelström 1-3,
Fasano, che si sta mostrando molto attento in questa fase iniziale. Il Bressanone che ha qualche difficoltà a impostare la sua azione d'attacco per l'attenta difesa dei gialli del Fasano. Ecco Di Giulio, Amato, Mitterutzner. Bella rete di Mitterutzner, che riesce a sorprendere Vito Fovio, ma è ancora il Fasano ad andare a rete con il numero 18 Emiliano Franceschetti, che dalla posizione di pivot si porta sull'1-4. Partita in salita per i biancoverdi, che a questo punto dovranno inventare qualcosa per non lasciar troppo spazio alla squadra del Fasano. Mitterutzner sempre in regia. Amato taglia pivetta. Amato, Mitterutzner. Mitterutzner, che però perde ancora palla, recuperata dall'omnipresente Franceschetti. Ecco che ora entra in campo per il Bressanone numero 81 Endrit Iballi, che si prenderà presumibilmente cura dello straniero svedese del Fasano. Decisione degli arbitri, che fischiano il fallo, 9 metri per il Fasano. E ancora il numero 95 Albin Järvström. 2-5 quando sono giocati 9 minuti del primo tempo. Järvström ha dimostrato in questi primi minuti di essere vero cannoniere, oltre che regista della squadra, e c'è da dire che i suoi tiri sono molto forti e piazzati, contro i quali anche un pur ottimo San Paolo sinora nulla ha potuto fare. Ecco la taglia di Giulio. Mitterutzner, pivetta dall'ala, e riesce a segnare. Riccardo Pivetta accorcia 3-5. Allora Luca, cosa dici di questi primi 10 minuti? Vabbè, abbiamo visto i primissimi minuti tante palle perse, ovviamente non si gioca da 2 settimane, per il Bressanone quasi un mese, e si è visto tanti palloni persi in attacco da parte del Brixen, che secondo me se riesce semplicemente a limitare le palle perse può veramente aumentare le percentuali in attacco. Dall'altra parte benissimo Järvström con il pivot Franceschetti, si sono trovati molto bene, poi quando l'azione si faceva un po' difficile abbiamo visto Järvström che è andato anche adesso, il pallone finisce fuori, però è lui che si prende la responsabilità ed è giusto così. Bene Mitterutzner, oltre a quello sfondamento, un gol e un assist, era l'arma che probabilmente mancava al Bressanone nel periodo, diciamo, negativo. Grazie Luca. Bella azione del Bressanone, sfortunato il pivot numero 13 Pucca Maximilian, che si è visto cadere la palla sul piede. Fallo ovviamente per il Fasano, che si è di nuovo portato in attacco. Cambio volante con Beharevic, che è uscito al momento. Pugliese, numero... Ecco il tiro di Angiolini bloccato dalla difesa. Parte il Bressanone in seconda fase, il nuovo straniero che cerca di scavalcare, ma questo è un fallo che forse meritava quantomeno una ammonizione, però tant'è. 9 metri
Drucker, Mitterutzner, Amato. Inutile dire che con Cotura fuori campo non è il Bressanone che è ispirato dalle prodezze del suo straniero. Adesso però saranno i suoi compagni che devono... Ecco, è parata di Vito Fovio su tiro di Kolodiuk. Kolodiuk, sì, sto Kolodiuk che sinora, a dire la verità, non è che sia riuscito, diciamo, a penetrare o a tirare da fuori. Anche ben marcato, bisogna dire, dalla difesa del Fasano. Fasano, il numero 7, tiro di Angiolini parato da Vito Fovio. Il numero 75, e finalmente, ecco, penso che abbia sentito il nostro commento, perché adesso si è alzato e ha fatto veramente un bel gol. Due minuti per il numero 13 o il numero 11, Pugliese. Due minuti per Pugliese. Fasano che si trova ora in sottonumero. Vediamo come il Bressanone, se e come il Bressanone riuscirà a approfittare di questa situazione di vantaggio numerico. Gerstrem marcato da Kolodiuk, 9 metri, eseguito da Franceschetti. Ecco, numero 7 con la palla, Angiolini bloccato. Angiolini penetra in difesa, serve il pivot, però la palla non arriva a destinazione. È il Bressanone che va via in contropiede, Di Giulio, e va a rete. Bella rete di Di Giulio. E Bressanone si è portato in parità per la prima volta dopo 13 minuti e la partita si sta incalando su quello che era il pronostico, ossia una partita equilibrata tra due squadre che certamente quest'anno non potranno presumibilmente ambire a posizioni di alta classifica, che invece dovranno vedere per il momento di non finire in retrovia. E intanto quarta rete personale del numero 95, Jernström. Amato. Kolodiuk bloccato dalla difesa dei gialli. Basic, Kolodiuk, Amato adesso sulla posizione di mezzo destro, cambiato con Mitterutzner. Kolodiuk, Mitterutzner, palla a pivetta, niente da fare, parata agevole di Vito Fobio, che con tutta la sua esperienza non ha avuto difficoltà a parare questo tiro abbastanza telefonato di Riccardo Pivetta. Jerlstram. Jerlstram, palla persa, però fallo fischiato al Fasano. Oh, mamma mia, giustamente bellissimo assist, però anche difesa brissinese poco attenta. Franceschetti si trova solo, solissimo sulla linea dei suoi metri. Amato, che attraversa tutta la difesa pugliese, bloccato a 9 metri. Mitterutzner, Basic. Amato che è tornato sulla sua posizione di mezzo sinistro. Kolodiuk,
Mitterutzner amato, Mitterutzner, taglia di Giulio, Kolodiuk che serve Basic, bellissimo, però altrettanto bella la parata di Vito Fovio su tiro di Basic, fallo su Franceschetti che rimane un attimino a terra, gli arbitri interrompono, fermano il cronometro per consentire a Franceschetti di riprendersi, nulla di grave immagino però. Ed ecco che sul campo entra un nuovo giocatore, il numero 60, Wierer, Paul Wierer, non entra a far parte del gioco ma soltanto a pulire il pavimento. È un giovane che proviene dal campo Tures, anche per ovviare alle tre defezioni che il Bressanone deve subire per via delle prima citato assenze di Dorfman e di Schatzer. Ecco adesso che la difesa bressinese è arretrata sui 9 metri per arginare le azioni del Fasan. Ancora Pugliese a rete, la sua seconda rete. Bella difesa del Fasano, bisogna dire, molto attenta, che mette in evidente difficoltà l'attacco brissinese, che non è riuscito ancora a convincere. Il pallone gira molto oltre i 9 metri, mancano i tiri da fuori. Ecco, appena detto, Mitterutzner lancia un missile dai 9 metri contro il quale anche Vito Fovio nulla può fare. 6-8. Però la difesa brissinese assolutamente non c'è. Ancora Angiolini che trova agevolmente la via del gol. Kolodziuk, Basic, ed ecco che entra in campo Ciutura, il quale dovrà dare uno scossone alla sua squadra che del tutto inopinatamente si trova sotto di tre reti, non contro uno delle protagoniste del campionato ma contro il Fasano che è ultimo in classifica. E invece ancora palla persa del Bressanone e Franceschetti che va a segno per il 6-10. Mitterutzner, bravo Mitterutzner, che fa tutto da solo e scavalca la difesa del Fasano. 7-10 quando sono giocati i 18 minuti del primo tempo. Ecco Jarlstam, sempre lui al centro dell'attacco che detta la manovra, entra in penetrazione il numero 11 Pugliese, terza sua segnatura. Ed invece sull'altro fronte uno sfondamento che viene fiscato a Di Giulio, palla in possesso del Fasano. Jarlström devia la palla a Di Giulio, rimessa alla laterale del Fasano che rimane in possesso di palla. Jarlström, Pugliese. E proprio in questo momento ci giunge la notizia che il Bolzano ha clamorosamente mancato la vittoria contro l'Albatro di Siracusa pareggiando per 28-28. Fasano in elevazione, questa volta l'arbitro fischia un blocco irregolare del pivot pugliese Franceschetti, palla rimessa in azione da Valerio San Paolo. Ecco adesso che il Ciutura cercherà di impostare un po' più efficacemente il gioco
della sua squadra Mitteruzner, Ciutura, Basic, la bellissima parata di Vito Fovio, però Basic era stato ostacolato e gli arbitri decretano il rigore per i padroni di casa. Eseguirà il tiro Ciutura. Contro Vito Fovio e realizzazione di Ciutura che accorcia per l'8-11. Pugliese, Gerlston, Angiolini, Gerlston, Pugliese, marcato a distanza da Henry Tiballi, entra Pugliese, fallo su Angiolini, Pugliese, Angiolini, Gerlston, e questa volta Valerio San Paolo non si fa sorprendere dal sottomano di Gerlström. Messa non in attacco, velocissimo di Giulio che entra, bruttissimo fallo. Due minuti per il numero. Per il numero 14 del Fasano. Capitano Messina. Non è rigore, contrariamente a quanto i messinesi speravano. 9 metri, eseguito da Basic, Ciutura, Kolodiuk, Mitteruzner, Kolodiuk, bel passaggio per Pivetta che questa volta va a segno, è la sua seconda rete e siamo sul 9-11. Brissanose che sta lentamente risalendo la china quando siamo giunti al 22esimo del primo tempo ed è ora di sentire nuovamente Luca cosa ne pensa di questa fase della partita. Sì, il Fasano è andato un po' in difficoltà proprio nel momento in cui la difesa del Bressanone ha iniziato a difendere meglio su Jarlstam e invece dall'altra parte Bressanone con l'ingresso in attacco di Ciutura abbiamo visto ha trovato subito soluzioni sia da pivot sia aprendo gli spazi. Abbiamo visto qui intanto Angiolini va a segnare la rete del 12-9. Abbiamo visto Di Giulio che due volte è salito con il suo solito movimento da funambolo, non ha paura di prendere le botte tra virgolette e due volte ha guadagnato due minuti. E stessa cosa vale per Mitteruzner, ha fatto un gran lavoro, adesso è stato sostituito da Ciutura, partita che sembra sempre equilibrata ma in questa fase vedo un po' meglio il Bressanone. Sì, ed ovviamente i padroni di casa dovrebbero andare a segno in queste situazioni con Pivetta solo dai 6 metri, però Vito Fovio fa onore alla sua reputazione e para su Pivetta. Fasano in sottonumero che però adesso utilizza il chiede un primo time out il Fasano. Primo time out della partita richiesta dalla squadra ospite del Giulio Fasano. Fasano che si sta comportando più che onorevolmente qua in trasferta a Bressanone, a conferma che la posizione in classifica non significa che sia una squadra non attrezzata e infatti, come dicevo prima, in questo inizio di campionato ha avuto delle partite proibitive, fermo restando che il Fasano quest'anno sicuramente non potrà ambire a quelle prestazioni degli ultimi
dal 14 fino al 18 quando ha vinto Scudetti e Coppa Italia. Il campionato quest'anno è ancora un po' difficile da leggere, viste tutte le partite da recuperare, però si sta delineando che ci saranno 2-3 squadre al momento che stanno lottando per il vertice, poi c'è un nutrito gruppo a centrocampo e poi un altro gruppetto che sta faticosamente tentando di racimolare dei punti nel fondo classifica. Però, come detto, è ovviamente ancora presto per fare dei pronostici. Il campionato sarà lungo, lunghissimo, Covid permettendo. Sarà un campionato bellissimo e agguerrito, che però non ammette passi falsi, visto che quest'anno non ci saranno i play-off per ovviare a qualche punto malamente perso strada facendo. Ecco, adesso fallo sul numero 15 De Angelis, gli arbitri ravvisano il fallo da rigore e sarà ovviamente Jerlström a incaricarsi del tiro. Nulla da fare per Valerio San Paolo su questa finezza di Jerlström. Partita ferma, c'è da asciugare il parquet nei pressi della panchina del Fasano. Un'atmosfera, come Luca diceva prima, un po' particolare, proprio qua a Bressanone, abituati a un tifo infernale, però è un destino che accomuna tutte le squadre, che ovviamente vedono un attimino ridimensionato il loro vantaggio casalingo. Meno male che c'è la possibilità di seguire in televisione le partite in diretta. Ecco che Ciutura converge al centro, però il suo passaggio è fuori misura. Kolodiuk non è ancora sintonizzato completamente con Ciutura. Mi dicono che non parla né l'italiano, né il tedesco, né l'inglese, per cui un'ulteriore difficoltà ovviamente a sincronizzarsi anche verbalmente in campo. I balli adesso è sui 10 metri, cerca di circoscrivere un po' il raggio d'azione dello svedese, che però va a segno nella sesta rete. Adesso il vantaggio del Fasano si fa pesante, sono 5 le reti di vantaggio. Ecco, adesso questa è stata una bella azione di Kolodiuk, che finalmente riesce a penetrare nella difesa del Fasano e segnare la sua seconda rete. 10-14 quando mancano 3 minuti e mezzo alla fine del primo tempo. Jerlström, pugliese. Ecco che adesso Brucker si prende i suoi 2 minuti per avere trattenuto da dietro il suo diretto avversario, Bressanone in sottonumero, quando mancano 3 minuti alla fine del primo tempo. Fasano che riparte con Angiolini, Jelström. Jelström, e questa volta molto bravo Valerio San Paolo, che si oppone magistralmente contro il pur insidioso tiro dello svedese Amato. Kolodiuk, adesso Mulek qua per il Bressanone sull'ala destra. Bressanone che sembra un pochettino
confuso in questa azione d'attacco, anche il Conversano gioca la 5-1 su Davor Ciutura. Ecco, bellissimo tiro di Koloduk che pare sbloccarsi in questo finale del primo tempo, accorciando a 11-14. Interessante che il Bressanone sia riuscito a segnare in sottonumero, quando invece al completo ha avuto evidenti difficoltà a superare l'attenta difesa pugliese. Angiolini, Erlström, ecco dall'ala adesso, bravissimo, bellissima parata. E Mühlecker, il giovane Mühlecker, Felix Mühlecker, che porta 12 in contropiede la sua squadra, 13-14. Un minuto e mezzo alla fine del primo tempo. Il Bressanone ha colmato il gap che aveva. E adesso è dall'ala. Il numero è Angelis. Cos'è il 31? Ecco, time out chiesto dal Bressanone, che in quest'ultimo frangente del primo tempo cercherà di impostare ancora un'azione. Vedo il risultato corretto sul tabellone, non era il 13-14 prima, bensì il 12-14, e con la segnatura del Fasano ecco che il risultato è stato corretto, 12-15. Tre reti di vantaggio dunque per il Fasano, che sta disputando una bella partita in difesa soprattutto, dove riesce a contenere senza grosse difficoltà l'azione del Bressanone, e con un Järlström che in attacco fa più o meno quello che vuole, salvo tre parate di Valerio Sampaolo. E sarà soprattutto questa la chiave dell'incontro se il Bressanone vuole vincere la partita, arginare una soluzione in attacco, magari con qualche tiro da fuori, perché penetrare nella difesa è molto faticoso, grande dispendio di energie. Ecco, vediamo come il Bressanone giocherà quest'ultimo. Ciutura, Koloduk, Ciutura, attenta difesa, ed infatti come sempre quando la situazione si fa complicata Ciutura inventa una delle sue e va a segno, accorciando 13-15. Vediamo se il Fasano riuscirà ancora ad andare al tiro quando mancano 10 secondi alla fine. Ecco, si affida a Järlström ovviamente, e dall'ala niente da fare, azione bloccata, e primo tempo che si chiude sul risultato di 13-15. Che dici Luca? Un breve riassunto? Sì, abbiamo visto un Fasano ampiamente oltre la sufficienza, migliore del Bressanone fino adesso, e risultato che comunque è in equilibrio. Non dimentichiamo che Fasano era avanti di 5 reti e quindi la partita chiaramente è apertissima, mentre vediamo Franceschetti che con sangue al naso è, lo vediamo adesso in panchina, questo potrebbe essere un problema per Fasano. Vedremo ora il secondo tempo cosa ci riserverà, sicuramente la contesa è assolutamente aperta. Grazie Luca, e noi ci fermiamo un attimino. Jag ska gå. Jag ska gå.
In kurzer Zeit der Halbzeit beim Spielstand von 3:00 zu den Ecco le squadre che sono rientrate in campo dopo questo primo tempo abbastanza piacevole, con il Fasano in vantaggio di 2 reti, 15-13. Le marcature per il Fasano: Angiolini 2, De Angelis
Tommaso 1, Franceschetti 3, Yellowstream 6 e Pugliese 3. Il Bressanone invece 1 di Giulio, Pivetta 2, Basic 1, Ciutura 2, Mitterutzner 3, Müllecker 1 e Kolodziuk, nuovo straniero, 3. Ecco Fasano in possesso di palla, che imposta di nuovo la sua azione con calma, e è da dire che il Fasano sinora ha giocato in un molto molto preciso, perdendo pochissime palle, ed ecco che subito il numero 11 pugliese che va a segno. Ciutura dall'altra parte, Kolodziuk, Mitterutzner bloccato dal numero 18 Francescutti. Ciutura che ha preso posto al centro della formazione, in cabina di regia il numero 40 Kolodziuk, Di Giulio sull'ala destra, Kolodziuk, Ciutura, Mitterutzner, Ciutura, Mitterutzner, e l'arbitro fischia un blocco irregolare. All'altra parte si alza il numero 11 pugliese, bloccato dalla difesa bianco-verde, 9 metri, se ne incarica Francescutti, Jelström, pugliese, Jelström, Francescutti, pugliese. Palla che gira velocemente, Fasano bloccato dalla difesa, dalla tenta difesa bressanese. Ecco adesso invece il numero 18 Franceschetti che si svincola dalla difesa biancoverde, 9 metri. L'arbitro ha la mano alzata, che vuol dire passivo, sempre palla al porto. Francescutti ha sbagliato la porta, ma l'arbitro ha ravvisato un fallo da 2 minuti per il numero 81 Endri Tiballi, e rigore per il Fasano. Inutile dire che a tirare se ne incarica Jelström. Che va ancora a segno, la sua settima rete, 13 a 17. Il Fasano ha ripreso il suo vantaggio di 4 reti, non consentendo al Bressanone a rimontare ciò che ovviamente era nelle sue intenzioni. Ciutura che va a colpire la traversa, rimessa del Bressanone, Pivetta, Basic, Pivetta, Ciutura, Mitterutzner, manovra Mitterutzner, Ciutura, Kolodziuk, bloccato 9 metri, Basic, Kolodziuk, Mitterutzner, arbitro che ammonisce solo verbalmente il numero 23 Beharevic. Basic, Ciutura, Mitterutzner, bloccato. Mitterutzner, Ciutura, Kolodziuk che si alza, anzi viene impedito al tiro, arbitro che ha la mano alzata in segno di passivo. Il Bressanone dovrà pertanto cercare di concludere questa azione. Fischio, non si capisce bene
cosa abbia avvisato l'arbitro in questa situazione. Fatto sta che il Bressanone ha perso un'altra occasione di concludere positivamente il suo attacco e il Fasano tranquillo a impostare la sua azione con risultati finora davvero impressionanti. Jarlström, Francescutti, e sul tiro di Franceschetti gli arbitri concedono un nuovo rigore sotto le proteste dei padroni di casa, che in questo caso mi sembra siano anche giustificate. Però tant'è, rigore per il Fasano. Al tiro il numero 95, Albin Jarlström, lo svedese del Fasano, che si prende anche beffa di Valerio Sampaolo, che nulla può fare, e siamo di nuovo sul 13-18, ossia 5 reti sotto il Bressanone. Ciutura, Bressanone sempre in sottonumero. Mitterozner, Basic, Ciutura, Kuljuk, bloccato da Beharevic. Basic, Mitterozner ha cambiato posizione a mezzo destro, Ciutura prende in mano la situazione, Ciutura che segna il suo terzo gol, 14-18. Bressanone di nuovo completo e Fasano in impostazione dell'azione offensiva. Ecco Nuttarangelo qua col numero 13 che prende la palla e tira da fuori, però nulla di fatto, palla deviata dalla difesa biancoverde. Tiro dall'angolo, Erlström, Stam, Angiolini che va al tiro e sorprende con un tiro basso Valerio Sampaolo. Mitterozner, Mitterozner in penetrazione fallisce la porta, anche perché ostacolato da Franceschetti, e sono 2 minuti per Nuttarangelo. Rigore per il Bressanone, Ciutura al tiro, proteste pacate peraltro del Fasano, la decisione presa, rigore. Nulla da fare per Vito Fovio sul preciso tiro di Ciutura che va al segno, 15-19, che sia la volta buona per il Bressanone di recuperare almeno parzialmente il gap di 4 reti. Extra player del Fasano che fa uscire il portiere. Jarlström sempre al centro, Pugliese, fallo fischiato al Bressanone, Pugliese, Jarlström, Angiolini, Jarlström, Pugliese, lotta greco-romana, 9 metri, fallo di Kolodziuk. Partita interrotta, parquet da asciugare. Il Fasano sta agevolmente controllando la situazione,
Spur in questo momento in sottonumero per l'espulsione di 2 minuti di Notarangelo. Segnato il passivo, però Jerlstam, incurante di ciò, si prende la responsabilità del tiro e va a segno. Ciutura. E questa volta giustamente i 2 minuti se li prende Pugliese per aver strattonato la maglietta di Brucker. Rigore. 2 minuti di Pugliese del Fasano. C'è un po' di protesta da parte del Fasano, però la decisione degli arbitri è presa. Rigore. Ciutura contro Vito Fovio. E questa volta Fovio para il rigore di Ciutura. Non è proprio una giornata felice per il Bressanone, che si vede anche a 8 minuti dall'inizio della ripresa a rincorrere uno svantaggio di ben 5 reti. Ecco sempre il Fasano in azione ed è il numero 14, Flavio Messina, che va a segno. Pivetta dall'altra parte, segna per il Bressanone Pivetta, è la sua terza rete, sempre 5 le reti di vantaggio per il Fasano. Accoccia Pivetta, 16 a 21, Sergio Fagon, anzi, Tossi Zaffirotti, Maestrone Pivetta. Fasano in attacco, Jerlstam che imposta per Angiolini, Messina, Jerlstam bloccato, il numero 18, il pivot Franceschetti, Jerlstam. Questa volta l'arbitro fischia uno sfondamento al Fasano. Pivetta. Eh no, questa volta gli arbitri hanno sbagliato di grosso, non hanno revisato un evidentissimo fallo su Pivetta. Palla nuovamente in possesso del Fasano. Pugliese, Jerlstam, Angiolini, Jerlstam, Pugliese, ecco che convergono al centro, Jerlstam, Pugliese, Jerlstam. Questa volta la difesa bressanese alla meglio sull'attacco del Fasano. Mitteruzna che va via e va a rete. Mitteruzna va a rete, segna la sua quarta rete. E ci sono 2 minuti di penalità. Per il numero 7, Filippo Angiolini. E 2 minuti di penalità per il numero 7 del Fasano Pugliese. Ecco che il Fasano riprende il gioco. Franceschetti adesso sulla posizione di mezzo destro. Pugliese. Notarangelo,
Lottarangelo adesso al centro. Palla persa ed è il Bressanone che adesso ha l'opportunità di andare a segno. Riccardo Pivetta segna la sua quarta rete e accorcia 18-21. Una fase un po' confusa con il Bressanone che tenta disperatamente di colmare il distacco accumulato. Pugliese, Lottarangelo al centro che cerca di sfondare con un'azione personale. Franceschetti al pivot, Lottarangelo, Pugliese, Lottarangelo. Lottarangelo doppio. Questo era un doppio non ravvisato dagli arbitri. Pregevole rete di Lottarangelo che porta di nuovo a 4 il vantaggio del Fasano. E c'è una nuova esclusione di 2 minuti per Flavio Messina, il capitano del Fasano. La partita sta entrando ovviamente in una fase cruciale e questo spiega forse anche, diciamo, la foga con la quale le due difese cercano di bloccare. Sì, sì. Bellissimo pallonetto di Di Giulio. C'è stato un cambio irregolare da parte del Fasano, il cui giocatore espulso per 2 minuti è rientrato prima dello scadere del tempo di penalità. Situazione non percepita dagli arbitri, per cui nulla di fatto. 19-22 con Fasano ancora in azione. Lottarangelo, Jelstram, Pugliese in elevazione. Bellissima parata. E rete. Rete del Bressanone che approfitta della porta vuota del Fasano. Ed è il passivo subito! Ed è il passivo! 20-22 in questa fase concitata della partita in cui il Bressanone cerca disperatamente di andare a segno. Il Fasano però, ecco che sciutura va via da solo. Palla per Pivetta che va a segno e sono 21-22. Un gol. Ecco che adesso la squadra bressinese sente o vede l'opportunità di riagguantare gli avversari. E sentiamo un attimino il parere di Luca, che da estraneo, per così dire, può forse meglio analizzare il momento della partita. Sì, era partito molto bene Fasano anche in questo secondo tempo, con, va detto, 3-7 metri di Jorstam, ha raggiunto il più 6, poi ha fallito la palla del 22-16 e qui un po' si è spenta la luce, soprattutto in attacco. Ottima difesa del Brixen, che abbiamo sentito anche Ciuttura ha cominciato a urlare, a sbraitare, perché veramente non stava più funzionando niente e forse la carica agonistica è servita per difendere meglio. Molti palloni persi da Fasano, 3 contropiedi.
e un gol da porta a porta, ed eccoci qua che siamo 21-22. È il bello di questa stagione, di questo campionato, partite mai finite, e ora vedremo il Fasano come saprà reagire. Li vediamo anche forse un po' stanchi, anche in difesa abbiamo visto che Bressanone fa girare la palla e prima o poi qualcuno del Fasano arriva in ritardo. Hanno subito 4 esclusioni nei primi 15 minuti, sono molte. Vedremo ora se reagiranno a questo momento. No, break di 4-0 del Brixen. Hai detto bene Luca, adesso sarà tutta da vedere sto finale di partita. Mancano 15 minuti che nella pallamano sono un'eternità, per cui tutte e due le squadre hanno ancora tutte le carte in regola per aggiudicarsi questo incontro. Vediamo chi farà meno errori e chi sarà più determinato. Ecco, il Bressanone non riesce ad opporsi a un tiro in elevazione del numero 18, Emiliano Fangini. E invece Ciutura questa volta conclude male sopra la porta di Fovio. Sicuramente, come dice anche Luca Zadra, la condizione atletica avrà il suo peso in questo finale di partita, perché si sa che con la stanchezza si appanna spesso anche la lucidità nelle azioni in attacco. Fasano comunque che manovra bene, ecco che si alza Pugliese, bravissimo, bravissimo Valerio San Paolo, Ciutura che manda Mita Rutzner, Ciutura. Ed è Kolodiuk che segna la sua prima rete in questo secondo tempo, consentendo al Bressanone di rimanere aggrappato al Fasano. 22-23. Pugliese. Jarlstam al centro, Pugliese sul mezzo destro. Jarlstam, ecco il numero 15, Pugliese che si alza. Jarlstam, Pugliese, Jarlstam. Bella rete di Davide Nottarangelo dall'ala destra. Ciutura. Fallo di Angiolini su Ciutura. Brucker, Ciutura. Brucker che fa posto a Basic, che torna al centro dell'attacco sul ruolo di pivot. La sua esperienza è sicuramente molto importante in questo frangente di partita. Kolodiuk, Ciutura, Mita Rutzner, Basic, Ciutura. Kolodiuk, pivetta Kolodiuk. Ecco che c'è la mano alzata dell'arbitro. Bellissima rete del nuovo arrivato Kolodiuk. Anche lui con un bel tiro sotto mano. E sono 5 le reti finora realizzate da Kolodiuk, mentre notiamo che in campo non c'è Amato, non sappiamo bene per quale motivo. Questi erano passi probabilmente, però Pugliese non si fa pregare due volte e va a rete. E adesso Kolodiuk sta facendo valere la sua classe. Pare che abbia preso una botta, perché è uscito dal campo, si vede che viene impiegato solo in attacco. Mancano poco più di 10 minuti alla fine, 24-25. Pugliese, ecco Jarlstam, Pugliese, Jarlstam che
va a rete, nulla da fare. Adesso Brucker sull'altra fonte, Brucker adesso sono saltati tutti gli schemi tattici, le squadre giocano prevalentemente in seconda fase, velocissimi, velocità che mette in crisi le relative difese. Pugliese sul mezzo destro, ecco Brucker che blocca il numero 7 Angiolini bloccato dai balli. Pugliese, Jelström entra in penetrazione, Franceschetti fortunato in questa circostanza perché approfitta di un rimpallo nella difesa del Bressanone. Si riprende sempre due le reti di vantaggio del Fasano. Ciutura al centro dell'attacco che sta dando le sue istruzioni. L'intesa con il nuovo straniero sta funzionando sempre meglio. Basic, Mitrovic che perde palla. Nulla di fatto, sono palle pesanti queste quando mancano 8 minuti alla fine con due reti di vantaggio per il Fasano che sembra essere in grado di resistere al ritorno del Bressanone che disperatamente cerca di arrivare al pareggio. Angiolini al centro adesso, Angiolini, Jelström, Pugliese, Jelström. Questa volta la palla va persa, seconda fase del Bressanone, va via Ciutura e a segno Pivetta che in questo secondo tempo ha già realizzato 4 reti e siamo sempre lì con le due squadre divise da un solo gol. Pare che quest'oggi sia proprio la giornata degli ultimi in classifica perché dopo il pareggio dell'Albatros Siracusa a Bolzano, anche qua a Bressanone si sta profilando un finale al cardiopalmo con il Fasano che sta veramente giocando molto molto bene. E a riprova di quello che stavo dicendo, è andato a segno ancora il Fasano, Bressanone che arranca, Kolodziuk, Ciutura, ecco che adesso entra Amato al centro a dirigere l'azione offensiva del Bressanone. Amato, Ciutura, Amato, Kolodziuk che converge al centro, Ciutura. E gli arbitri credono addirittura uno sfondamento a danno del Bressanone. Questa veramente è una decisione decisamente e clamorosamente sbagliata. Qua casomai c'era un rigore da decretare. Proteste ovviamente dei biancoverdi padroni di casa. Ma intanto la palla è tornata al Fasano. Ecco, Pugliese, Messina, Jelström e adesso la situazione dopo la rete di Notarangelo si sa veramente difficile per il Bressanone. Amato e Pivetta va al tiro da una posizione a dir poco difficile. E nessun problema per Vito Fovio a neutralizzare questo tiro. Tre reti di vantaggio per il Fasano che imperterrito
imposta la sua azione con calma, con lo svedese, con Pugliesi che adesso ci mette una pezza, Vito Fovio, che con questa parata Di Giulio, della rete di Riccardo Di Giulio, e siamo sempre a meno due. Riccardo Di Giulio, mancano 4 minuti e mezzi alla fine. Da dire che lo svedese Hjelmstam sta dirigendo magistralmente la sua squadra, non solo con le reti, sfortunato. Questa volta il tiro di Tommaso De Angeli sbaglia la porta brissinese. Palla finita sotto le tribune, si riprende con il Bressanone. Di Giulio, Kolodiuk, Ciutura, Amato, Kolodiuk, Ciutura, Amato, ecco Ciutura che da par suo va a rete e siamo di nuovo a meno uno. Ecco che vediamo che adesso Riccardo Di Giulio sta marcando l'uomo svedese del Fasano. 3 minuti e mezzo. Mettarangelo, Puglisi, Angelini, Mettarangelo, Shellstrom, Mettarangelo. Sull'incursione di Filippo Angelini commette fallo Ciutura, che si becca 2 minuti, e saranno 2 minuti molto pesanti perché ormai mancano 3 minuti alla fine della partita con il Fasano che hanno un rigore a loro favore. La speranza dei brissinesi è ovviamente quella che Valerio San Paolo sappia parare uno dei rigori dello svedese, ma niente da fare, niente da fare. Hjelmstam va a segno con il suo 4° rigore e adesso la situazione si fa veramente difficile per il Bressanone. 2 minuti chiesti dalla panchina del Fasano per impostare ovviamente questi ultimi minuti che rimangono per portare in porto una vittoria che sarebbe molto preziosa per il Fasano. Luca. Sì, ci apprestiamo a vivere gli ultimi 3 minuti molto concitati. L'inerzia pende in favore di Fasano, ma questo l'abbiamo visto anche nelle altre partite, qui proprio qui a Bressanone non vuol dire niente. 2 gol di vantaggio e la superiorità numerica sono un bel bottino da difendere. Abbiamo visto che proprio nel momento in cui Bressanone doveva affondare il colpo, agganciare e riprendere questa partita, è stato ricacciato indietro di 3 reti e ora di 2 dal Fasano. Questo dimostra che Fasano ha determinazione, grinta. Poi abbiamo visto una fase concitata, alcune decisioni che non sono state accettate da una parte e dall'altra, però fa tutto parte del gioco. Ed ora 2 minuti e 53 secondi di pura suspense, come ormai siamo abituati a vivere qui in Serie A Beretta. Sì, sta suspense di cui dicevi è proprio il bello nella pallamano, solo che ovviamente dipende dal punto di vista della squadra che attualmente si trova in vantaggio o in svantaggio. Il Bressanone in questo momento deve per forza andare a segno. Mitte Rutzner, Kolodziuk, Amato,
e Vito Fovio mette una pezza sul tiro di Kolodiuk. Potrebbe essere una parata decisiva, visto che il Bressanone è in sottonumero e il Fasano è ancora avanti di due reti. Una rete in questa azione d'attacco potrebbe essere la fine anticipata di questa partita, nel senso che il Fasano potrebbe considerarla chiusa. E infatti quello che si temeva si è puntualmente verificato. Lo svedese non accenna a diminuire la sua pericolosità. Adesso Fasano all'attacco con Amato al centro, Basic, Kurdjuk, Mitterutzner, Amato fischiato 9 metri. Ormai manca un minuto e mezzo, sembra inverosimile che il Bressanone riesca a raddrizzare ancora questa partita. Pivetta dall'ala, va a segno, però sono sempre ancora due le reti di svantaggio per il Bressanone. Il Fasano ovviamente non ha fretta a rimettere in gara, in partita la palla. Mottarangelo, lo svedese al centro, Notarangelo, il Fasano sta facendo melina come lo farebbe probabilmente qualsiasi squadra nella situazione in cui si trova. Gli arbitri non fischiano il passivo, non alzano la mano, anche se è evidente che il Fasano non ha alcun interesse ad andare al tiro. Intervento astuto dell'allenatore del Fasano, che sul limite del passivo ha chiesto i due minuti. Silenzio in palestra, ovviamente anche per la mancanza di pubblico, però vorrei sbagliarmi, però la partita probabilmente può considerarsi chiusa, perché non è pensabile che il Bressanone riesca a recuperare queste due reti in mezzo minuto se non è stato in grado di agguantare il pareggio durante tutta la partita. Sicuramente il Fasano ha disputato una bella partita sopra ogni aspettativa, direi, però bisogna anche dire che il Bressanone è rimasto ben al di sotto delle aspettative. Il nuovo straniero ha fatto la sua parte man mano che la partita è andata avanti, però ci sono stati altri giocatori che non hanno giocato come nella loro possibilità. Ecco che Valerio San Paolo si supera. Azione del Bressanone, Amato, Kolodziuk, Di Giulio. Ecco, rigore per il Bressanone per il fallo su Di Giulio. Gli arbitri tentennero un po' prima di fermare il cronometro, adesso è fermo al 29:44 quando mancano dunque 16 secondi alla fine. Rigore per il Bressanone che sarà presumibilmente tirato da Davor Ciutura, infatti così è. E va a segno Ciutura, però potrebbe essere una rete inutile perché mancano solo 5 secondi con il Fasano in possesso di palla e infatti scade il tempo. Il Fasano esulta per una vittoria importantissima che le consente di agganciare il Bressanone in classifica. Si vedono i giocatori al centrocampo che esultano chiaramente per una vittoria che forse nemmeno loro
pensavano di poter realizzare. Il Bressanone invece si vede perdere così la terza partita con un solo gol di scarto, anche se bisogna dire che quest'oggi non è mai stato in grado di condurre il parziale ed anzi è rimasto sotto parecchie volte anche di 4-5 reti di un Fasano che grazie a due giocatori con Vito Foglio in porta e con lo svedese Albin Järrström all'attacco ha fatto sicuramente la differenza. Non è detto peraltro che il Fasano si limiti a questi suoi soli giocatori, abbiamo visto un collettivo molto bene, un bel collettivo dove tutti i giocatori fanno la loro parte. Il Bressanone dovrà inventarsi qualcosa perché c'è l'avvento sì del nuovo ucraino, però non ha sortito l'effetto sperato perché altri settori della squadra non hanno funzionato come a dovere. Ultimo commento anche a te, Luca. Grazie Paolo, sì, è una vittoria che io reputerei meritata per Fasano, sempre avanti durante tutta la partita, anche di 5-6 reti, hanno giocato meglio oggi, ci sono stati degli alti e dei bassi, abbiamo visto Bressanone che è riuscito ad accorciare più di una volta, Fasano ha dimostrato di avere veramente qualità e di non meritare forse alcuni risultati dell'andata. Bressanone è la quarta sconfitta casalinga, questo potrebbe fare ancora più male perché poi al ritorno quando sarà tempo di andare in trasferta sarà ancora più difficile. Certo che è chiaramente tutto ancora aperto e quindi speriamo che il campionato possa proseguire con regolarità e sono sicuro che ogni squadra alla fine esprimerà quanto merita in stagione. Paolo, grazie, io saluto tutti e do l'ultima parola a Paolo. Grazie anche da parte mia, grazie a Luca per i suoi commenti tecnici. La partita è finita dunque sul risultato di 30-31 a favore del Fasano. Si chiude qua la telecronaca diretta. Ringrazio tutti per l'ascolto e auguro buonasera.